Il corpo umano si mantiene in forma e vive più a lungo se l'equilibrio acido-base è ben regolato. Le ultime ricerche scientifiche si focalizzano sul metabolismo acido-base proprio per l'importanza che assume nel corpo umano. L'acidosi tissutale è alla base di patologie infiammatorie quali le patologie dell'apparato cardiovascolare, l'osteoporosi patologie che riguardano l'apparato scheletrico, quindi le infiammazioni artromiofasciali e inoltre nell'invecchiamento precoce è fondamentale prendersi cura del proprio metabolismo acido-base è fondamentale. Come naturalmente tambonando le scorie acide, quindi alimentandosi con dei cibi naturalmente alcalini, svolgendo un'attività fisica quotidiana, specialmente quindi aerobica, bevendo circa 10 bicchieri di acqua al giorno, quindi una corretta e costante idratazione tutti i giorni, proprio per tamponare quelle scorie acide che noi inseriamo nel nostro organismo. Tramite i cibi acidi, quindi le, gli inquinanti ambientali quali idrocarburi, che sono tutte sostanze, ahimè, acide, e insetticidi, pesticidi contenuti in quegli alimenti non biologici, tutto questo determina e fa sì che l'organismo sposti la bilancia verso l'acidosi tissutale. Parola chiave di questa importante argomentazione è depurarsi. Depurarsi e disintossicarsi da scorie acide tramite l'utilizzo di terapie naturali senza effetti collaterali, quali l'omeopatia, la fitoterapia, la floriterapia, sono tutte sostanze che permettono all'organismo di eliminare queste scorie acide che si vanno ad accumulare e che nel tempo provocano delle infiammazioni a livello organico. Le terapie naturali sono opportunamente adeguate per sia i soggetti sani che per coloro che soffrono di disturbi. Naturalmente è opportuno rivolgersi a personale qualificato con alle spalle una formazione adeguata in merito.